Scende il nummifragio a Selci Lama, ma il signor Temperoni decide che la gara si può giocare. Lama e Tavernelle sono assetate di punti e le motivazioni per prevalere l'una sull'altra sono altissime. Non è sicuramente la giornata adatta per vedere un bello spettacolo sportivo, ma il gran pubblico presente sugli spalti non delude le attese del match che diventa un'importante crocevia per la salvezza di entrambe le squadre. Si parte con una doccia fredda per i padroni di casa che al secondo minuto vanno subito sotto. Cacciamano trova il varco giusto sul filo del fuorigioco e deposita facilmente in rete per il vantaggio dei gialloverdi. Proteste veementi sul campo e dagli spalti, ma come si può vedere a rallenti la posizione del numero 9 del Tavernelle è regolare. Strada bagnata ma in discesa per gli ospiti che insistono e con Salvucci potrebbero addirittura raddoppiare, ma azzeccare la conclusione giusta quest'oggi è davvero difficile a causa delle condizioni del campo. Al sedicesimo anche Russo tenta la via del gol schiacciando di testa, ma la palla si impenna sull'avversario di colla sopra la traversa. Primo sussulto per i padroni di casa al 22esimo, quando Braccalenti viene atterrato in area di rigore. Il direttore di gara non interviene e lascia correre senza tentennamenti. I bianconeri però non si arrendono e al 39esimo raggiungono il pari. Simeone trova l'incursione giusta del solito Braccalenti, che sorprende tutti e mette nel sacco, mandando i propri tifosi al settimo cielo. Poco prima del riposo, il Lama potrebbe andare in vantaggio. Simeone si ritrova davanti a De Marco, ma conclude con poca convinzione tra le braccia del portiere. Ripresa che fatica a decollare, passano i minuti, ma le occasioni da gol scarseggiano. Ci pensano allora i tifosi del Lama sugli spalti ad animare la giornata piovosa. Al 22esimo il solito miracolo di De Marco salva il Tavernelle. Laurenzi spreca in mezzo al pantano sparando addosso al portiere. La gara si decide negli ultimi minuti, probabilmente condizionata dalle decisioni dell'arbitro che utilizza un'unità di misura diversa nei suoi interventi. A farne le spese è il Tavernelle che contesta in maniera decisa tre situazioni. Nella prima Russo, lanciato a rete, viene travolto al limite dell'area. Il direttore di gara interviene giustamente, ammonendo il portiere Mariangioli, uscito a valanga sull'attaccante. Stessa situazione sull'altro fronte, ma con un esito diverso. Contatto al limite dell'area tra Faimi e Felici. Cartellino rosso con il difensore gialloverde che guadagna anzitempo gli spogliatoi tra le proteste generali. Il Tavernella a questo punto in 10 si arrende sotto i colpi dell'avversario. Minuto 49, altro contatto in area di rigore e per l'arbitro non ci sono dubbi a decretare la massima punizione per i locali. Conciliabolo con l'assistente che sembra dissuadere il direttore di gara. Nonostante ciò, il signor Temperoni della sezione di Terni non arretra nelle sue decisioni. Mariotti ringrazia e dal dischetto timbra il vantaggio dei bianconeri. I 3 punti vanno così a Lama. La formazione di Caporali ha azzannato letteralmente la partita fino a conquistare la vittoria. Giudizio sulla gara, credo che il tempo abbia condizionato il gioco, i giocatori, le trame. Dal primo minuto erano praticamente assenti, era un po' un monologo queste seconde palle e poi abbiamo trovato il gol subito, sembrava insomma in discesa, però è chiaro, il Lama non molla niente. Sì, sicuramente vittoria fondamentale, penso meritata, al di là diciamo un po' degli episodi finali, però penso che ce la siamo lottata in campo difficile, in condizioni, però è venuto fuori emerso il carattere, la voglia,